Giusto il tempo di un incontro con il suo movimento, il Polo Civico, per parlare di rimpasto e poi di nuovo veloce verso Palermo per risolvere il problema dei rifiuti. Il sindaco Giovanni Ruvolo ha convocato una riunione lampo con i suoi consiglieri e vertici del movimento per discutere di questo rimpasto che sembra aver subito una battuta d'arresto notevole rispetto a quanto si pensava. Da un lato per il problema rifiuti, dall'altro perché troppi, tanti sono i problemi, le spaccature in tutti i partiti, anche all'interno del polo civico. Durante la riunione è stata consegnata al sindaco una lista di nomi, pare siano sei, in tutto tra i quali lui stesso deciderà. Oltre ai tre consiglieri del polo civico, Carlo Campione, Graziella Riggio e Lorenzo La Rocca, pare che in corsa ci siano anche Michele Pilato e Ferdinando Rovello. L'ideal tipo dell'assessore civico deve essere di comprovata esperienza e comunque una predilezione va verso i consiglieri comunali. Oltre a Campione, che pare essere una certezza, un altro nome che piano piano si fa sempre più insistente, è quello di Lorenzo La Rocca, tra i consiglieri più giovani che siedono sugli scranni di Palazzo del Carmine. Nessun nome degli uscenti figurerebbe nella lista. Gli altri profili sarebbero di soggetti che hanno comunque gravitato negli ambienti politici, anche se le caratteristiche vorrebbero gli stessi di esperienza amministrativa. Se la scelta dovesse cadere su due consiglieri, entrerebbero i primi dei non eletti della lista ICS, Patrizia Giugno e Giada Ambra. Si andrebbero così a rinforzare i ranghi di un polo che, sino adesso, rispetto alla corrispondenza giunta-consiglio, è stato abbastanza sgangherato. Altro argomento di discussione, le deleghe. Pare che il sindaco voglia tenere, come in questa giunta uscente, le deleghe del bilancio e della cultura, cedendo lo sport, settore da ricostruire di sana pianta. La prossima settimana è il limite massimo che gli alleati si sono dati per chiudere la partita del rimpasto e poi si aprirà appunto quella delle deleghe ed infine quella del vice sindaco, che pare spettare numericamente al PD.